dal ristorante venezuelano Tomato all'interno del mercato di Piazza Muzzi. Il saluto di Paolo Minucci, ben trovati con il nostro appuntamento a tavola che oggi incontra la responsabile di questa struttura di ristorazione, la signora Stefania Moschella, con cui vorrei subito brindare con della birra rigorosamente venezuelana, come dicono loro venezolana, la Polar, a questo nostro incontro. Brindiamoci su. Salve signora e ben trovata. Un locale davvero molto interessante che propone la cucina tipica venezuelana e non solo, in una struttura storica, il mercato coperto di Piazza Muzzi, la tanto chiacchierata struttura del mercato coperto, tra tanti esercenti che danno vita anche a belle, indimenticabili serate legate alla movida pescarese. Ecco, iniziamo con un piatto che racchiude un po' l'essenza della cucina venezuelana, tanti prodotti davvero caratteristici che noi abbiamo avuto anche modo di assaggiare in precedenza, perché sono davvero tutti da scoprire. Intanto signora, ben trovata al nostro programma, e una cosa che mi incuriosiva da subito, ristorante Tomato, perché questo nome? Tomato pomodoro perché è il protagonista della nostra cucina venezuelana e poi perché è l'iniziale del cognome dei soci, Tomassini. Ah, benissimo. Allora, buon appetito, signora. Lei ovviamente è un'intenditrice, conosce molto bene questi prodotti, però a beneficio di coloro che li osservano per la prima volta, che cosa abbiamo portato a tavola? Perché sono tante stuzzicherie, allora, diverse l'una dall'altra. Noi offriamo a nostro cliente un percorso della cucina latinoamericana. Un percorso addirittura, sì, che bello. Perché proponiamo diversi tipi di tapas. Tutte queste cose, la maggioria di queste cose si possono fare pure in grande, però noi l'abbiamo fatto in piccolo, così facciamo assaggiare chi viene per la prima volta la nostra cucina. Per lo meno questo è una, si chiama cacciapa. La cacciapa. Si possono fare in grande. E a base di grano di mais, molto buona perché è senza glutine, e poi si mette un po' di formaggio, lo puoi abbinare pure con la carne, dipende dal gusto della persona. Sono prodotti popolari, popolarissimi. Come no, come la no, cacciapa, questo non può mancare mai, è una cucina venezuelana. Poi ci sta il tequeños, il tequeño proprio. Il tequeño, il bastoncino di formaggio. Questo che è bello. Sì, questo può stare o deve stare, starà sempre, è una festa, della festa piccola come una festa grande. E non può mancare mai il tequeños. Poi sta l'arepa, che se fa anche l'arepa, si può fare anche grande. Noi lo facciamo piccola per farla assaggiare. L'empanada. Forse è uno dei prodotti più conosciuti, l'arepa. Lo conoscono come praticamente no? tutti. Anche come noi no? italiani, che spesso e volentieri non conosciamo le cucine straniere. È vero, è vero, è vero. E poi abbiamo l'empanada. L'empanada che si possono fare pure questa grande. Qui, facciamola questa qua, vedere, sì. L'empanada. Fatta con la farina di mais. E senza glutine anche, e veramente molto molto saporita, si può riempire del pollo con il formaggio, con la carne, è un ripieno, ecco, diverso. Si dice che la cucina venezuelana è prevalentemente una cucina a base di carne, anche se spazia a 360 gradi la cucina venezuelana, non è così? Quali sono i piatti più conosciuti, ecco, i piatti che meritano l'attenzione del grande pubblico? Allora, veramente la cucina venezuelana è molto estensa e ci sono tanti piatti che meritano veramente essere assaggiati, però il più conosciuto è l'arepa, tanto che è il giorno mondiale dell'arepa. Per tanti migranti che sono girati per tante parti del mondo hanno fatto conoscere questo prodotto. L'arepa è la più conosciuta, però ci sono tanti, tanti piatti importanti da conoscere. Ecco, di primo acchito, cosa le viene in mente? Ecco, i piatti che lei consiglierebbe? Lui, il Pavillon Criollo. Il Pavillon Criollo è il nostro piatto principale della cucina venezuelana. È ricco di proteine, ricco di tante cose, formato di fagioli, riso, carne, l'arepa, il platano maduro. Cioè, è un piatto che pure lo conosceremo oggi, che sta per arrivare anche. Sta per arrivare. Ma quali sono i prodotti che vengono maggiormente apprezzati dagli italiani che vi vengono a trovare, dai pescaresi, allora, dagli abruzzesi? Io veramente ogni volta che esce un piatto, un Pavillon Criollo, io vedo che la gente se lo mangia con quel gusto e che ritorna alla cucina a vuoto, è una grande soddisfazione.
perché nonostante che è un piatto che non è conosciuto, una volta che lo assaggiano fanno complimenti, che sarebbe il Pavillon Criollo, l'assado negro è un altro piatto molto importante che si fa con l'arrosto misto di manzo, è molto molto buono anche, e ogni volta che un italiano lo assaggia fanno solamente complimenti, ecco, e quella è una grande soddisfazione. Adesso noi stiamo assaggiando, come dicevamo in apertura di collegamento, la birra nazionale venezuelana, la Polar, ma con questi prodotti si beve la birra, sì, o il vino? Beh, veramente siamo più abituati in Venezuela a bere la birra che il vino, però abbinarlo al vino va benissimo anche, soprattutto il vino rosso con questa pietanza sono perfetto, si può fare tutte e due. È davvero una bella esperienza quella che stiamo vivendo assaggiando questi prodotti tipici venezuelani. Gli italiani sono dei buoni... Il 90% dei miei clienti sono italiani. Ah, addirittura. Te lo giuro, una cosa incredibile. È la grandissima soddisfazione che attraverso questo piccolo buco io sto facendo conoscere la cultura gastronomica del nostro paese. E questo mi llena veramente, mi riempie di soddisfazione. Anche perché la comunità venezuelana in Abruzzo e a Pescara, sì, in modo particolare è davvero molto, molto, numerosa. Molto numerosa. Ci sono tanti, sì, venezuelani. Anche quello è vero. Hai avuto una migrazione abbastanza forte dal Venezuela. Praticamente sono uscito dal Venezuela 7 milioni di persone. Circa un abitante di 30 milioni e stiamo dappertutto adesso, si sta facendo conoscere il venezuelano per la cucina, per il suo talento e per tante cose. E sì, l'Abruzzo è pieno. Ecco, e così introduciamo anche il prossimo argomento, perché recentemente, signora Stefania, se ne parla davvero molto poco rispetto a quello che accadeva tempo fa. Com'è la situazione oggi come oggi in Venezuela? Perché noi abbiamo dato notizia delle difficoltà che ci sono in Venezuela. In Venezuela in realtà la situazione è drammatica. Drammatica. O continua a essere drammatica, perché quando già siamo andati via noi già era drammatica, adesso ha peggiorato un po'. Purtroppo esistono due realtà. Una realtà è una minoranza benestante che per loro va tutto bene, però la maggioria, un 80% della popolazione, soffrono veramente tanta precaria, tante quindi difficoltà. Quindi ci sono pochi ricchi e tanti poveri. Sì, purtroppo sì. Ma è vero che la vita è diventata molto pericolosa. Anche si quello. Si uccide anche per pochi per dollari. Sì. Sì, mamma mia, che sì, situazione. È terribile, veramente. Anche perché il Venezuela è un paese ricco, molto ricco. Uno dei paesi più ricchi della Latinoamerica. Purtroppo adesso è diventato uno dei più poveri. E non capisco perché, perché alla fine è pieno di ricorso, è pieno di petrolio, minerale. E ci sono delle spade, cioè è bellissimo per fare il turismo. Cioè, Venezuela è... Metalli preziosi, tanto Venezuela oro. Venezuela è pieno di ricchezza. Pieno di ricchezza, dove ogni venezuelano dovrebbe stare veramente benissimo, e invece non è così. Lei si è fatta un'idea, perché si è arrivati a questo punto? Perché si è arrivata a questa crisi che sembra essere infinita? Allora, lei si è fatta un'idea, ci ha ragionato, ci ha pensato? Sì, come no. Noi, allora, io penso che il venezuelano, cercando di trovare una soluzione migliore per loro stessi, hanno fatto delle scelte sbagliate. Non voglio parlare della politica perché non è il mio campo, però penso che gran parte della colpa di tutta questa cosa è di una politica sbagliata, purtroppo. Di tanta ignoranza, di tanta disinformazione, e una serie di cose. Voi mantenete sempre dei contatti come con i vostri connazionali? Come no, io ce l'ho, la mia famiglia lì è in Venezuela ancora. Ancora. Io ho un fratello e una sorella che ancora vivono lì. Quando li ha sentiti l'ultima volta? Noi parliamo sempre con loro. Loro tutti i giorni? Sì, loro, e adesso con questo sistema del cellulare, meno male che hai la possibilità di mantenersi in contatto. Almeno quello. Almeno quello. Il problema è che loro stanno lottando, però non possono lasciare le sue attività, perché se lo lasciano vengono qui in Italia, dopodiché non trovano nulla. Cioè devono per forza rimanere lì cercando di sopravvivere in quella crisi.
Ecco, prima dell'arrivo del Covid, della pandemia che ha sconvolto praticamente tutto, si parlava che in Venezuela non c'erano più i medicinali, i viveri di prima necessità. È vero tutto questo o magari si è ingigantita purtroppo è vero, è una situazione molto molto triste, solo che chi ha la possibilità economica lo può trovare tutto, la clinica privata, chi non ha la possibilità economica deve stare alla sorte di Dio, che deve fare. È una situazione drammatica veramente. Insomma, signora, c'è tanta confusione. Ecco, cerchiamo di aiutare tutti coloro che sono alla visione e all'ascolto, ma anche coloro che ci seguiranno fuori dagli ambiti regionali. Che cosa succede in Venezuela in questo periodo, in questi giorni? Come l'ho detto prima, lì ci sono due realtà. Una dove sono la gente che benestante, che stanno bene, che portano le sue attività e che non hanno nessun tipo di necessità di andare fuori del paese perché trovano lì tutto quello che vogliono. Ci sta un'altra piccola, un'altra molto alta percentuale di persone che purtroppo fanno una vita molto precaria, però secondo me pure si sono già adattati a quella vita precaria. E che non ci sono servizio pubblico, che non ha problema con la luce, problema con l'acqua, e non ci sono servizio ospedaliero, ci sono diversi tipi di problemi, però è una realtà che secondo me si sono pure abituato a quello. Addirittura? Penso di sì. E questo è qualcosa di estremamente però, negativo. Però pure si deve dire. Sono rassegnati. Si sono rassegnati. Mamma. Però también è da dire che tutte quelle persone che sono uscite, che sono più o meno 7 milioni di abitanti, più che altro giovani, e stanno cercando di trovare fuori del Venezuela un futuro migliore, una possibilità di crescere, una possibilità di avere qualcosa di diverso da quello che le offre il paese. C'è l'opportunità, secondo lei, di uscire quanto prima dal tunnel di questa crisi? Cioè, lei come lo immagina? Come lo vede l'immediato futuro? Non tanto bene. Anche lei si è rassegnata per certi versi, per questa situazione? Allora, io sto bene qui in Italia perché sono venuta con i miei genitori, con mio marito, i miei figli. E ho cercato di darle una stabilità qui in Italia. E soprattutto il nostro problema più grande è che in Venezuela eravamo i Musiu. Qui in Italia siamo i venezuelani. Allora abbiamo perso la nostra identità. Invece ai nostri figli che sono venuti un po' piccoli, meno male, grazie, hanno studiato qui in Italia, adesso si può dire che hanno ritrovato la sua vera nazionalità. Però ci sono tanti venezuelani che volevano uscire pure, però no, non è stato possibile, non è facile. C'è tanta nostalgia, io noto, continuando ad assaggiare questi prodotti davvero squisiti, buoni, complimenti a tutto lo staff della cucina del ristorante Tomato, all'interno del mercato di Piazza Muzzi, dove ci troviamo con la signora, la sua titolare, Stefania Moschella. C'è tanta nostalgia da parte vostra. Io spesso e volentieri ho preso parte ad incontri di gruppi, di associazioni di venezuelani e c'è tanta nostalgia da parte vostra. Non è così? È normale, certo. Meno male che io ho trovato in questo spazio un poco di... Come le potrei dire? Un po' di allegria, perché stando qui, parlando dei nostri prodotti, parlando della nostra gastronomia, mi permette di stare vicino al mio paese e poi farle capire all'italiano quello che vuol dire il nostro piatto è una grandissima soddisfazione. E allora io mi sento contento, mi sento bene, mi sento molto bene in Italia. Cosa sono le cose belle che riscontra in Italia e che magari vorrebbe lei trasferire in Venezuela e viceversa? Quali sono le cose belle in Venezuela che lei sognerebbe di portare in Italia? Allora, sono due mondi completamente diversi. Due mondi, anche se però, bene o male, nonostante a tutta quella tragedia o tutto quel problema che può avere nel Venezuela, il venezuelano è allegre, è sempre sorridente, è sempre ha questa cosa che vuole vivere, vuole fare, cosa che da volta si perdono in Italia per tanta burocrazia e per tanti problemi. Se qualcosa mi manca dal Venezuela è proprio quello, quella sensazione c'è più gioia di vivere. Sì, nonostante veramente, nonostante tutte le difficoltà che ci sono.
si inventa sempre qualcosa, qualche motivo è buono per fare una festa, qualche motivo è buono per riunirsi, qualche motivo è buono per stare insieme, con qualsiasi cosa, con una birra, però sempre è bello incontrarsi. Che voi chiamate la cerveza. La cerveza. Ah, che bello. Sì. Avete anche degli sport caratteristici, io ne cito uno su tutti, il baseball, sport sì, come no. nazionale sì, in sì, Venezuela, sì, 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 sì. Che ha davvero dato i natali ai più grandi giocatori di tutti i tempi sì, 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 e che in Italia magari soffre per avere... Beh, però l'Italia ci sono altri... Tutti il calcio, sì. Seguono tutti il calcio, il sì, baseball sì, sono... lo conoscono in pochi, signora Stefania. Ecco, ma... quali sono i lati invece positivi dell'Italia che vedrebbe bene in Venezuela? La cucina italiana la vedrebbe in Venezuela? Come la vedrebbe? La cucina italiana è una delle prime cucine in Venezuela. Piace tantissimo, importantissimo la cucina italiana. Quali sono i piatti più richiesti della cucina italiana in Venezuela? I piatti che vanno di più? La pasta, uno spaghetti fatto bene. Noi, essendo famiglia italiana, noi mangiavamo sempre la cucina italiana. La cucina italiana... per me è eccellente, è una delle cucine più importanti del mondo. E nonostante che la nostra cucina è anche una cucina molto buona. Però l'italiana, ci sono molto buoni ristoranti italiani lì in Caracas. E pure in, se dovesse consigliare ad un italiano di andare in Venezuela, magari per trascorrere una settimana diversa dal solito, che cosa gli direbbe? Quali sono le località da visitare? Ecco, se... allora, sono veramente tanti posti belli e dipende da quello che cerca l'italiano, perché Le Roque è una delle isole più belle, secondo me, è un paradiso tropicale, ci sono delle spiagge bellissime, ci sta Margarita, l'isola di Margarita, Porto La Cruz, però anche non ci possiamo dimenticare che sta il Salto Angel, sta tante natura molto molto importante. Cioè, a Venezuela si può fare un percorso turistico molto molto interessante, che si fa conoscere la spiaggia tropicale bellissima, come ti fanno conoscere pure le montagne e delle cose molto belle. Gli italiani in Venezuela come vivono e che fanno gli italiani in Venezuela? Beh, ci sono un gruppo di italiani, ci sono degli italiani che veramente sono andati lì con il loro sforzo, hanno fatto delle sue fortune, uno chi di più, chi di meno, però veramente hanno riuscito a stabilizzarsi economicamente. Ci sono italiani che non sono riusciti a venire, però che sono sempre alla nostalgia dell'Italia. Però ci sono anche italiani che sono ritornati e che sono anche della nostalgia del Venezuela. Non è facile vivere, perché dal 1950 molte persone dopo la guerra sono andate al Venezuela, e lì non è facile, una volta che stai lì e vivi tanti anni ti abitua a quel sistema, ritornare all'Italia non è facile. Allora quando stai lì hai la nostalgia dell'Italia, quando stai in Italia hai la nostalgia del Venezuela, alla finale io penso che la vita dell'immigrante non è proprio la più idonea. Quando riesce a rilassarsi a casa dopo le fatiche quotidiane qui al ristorante Tomato di Pescara, all'interno del mercato di Piazza Muzzi, lei ha dei ricordi del Venezuela, magari delle giornate a cui pensa insistentemente? Io in Venezuela facevo comunque sempre il lavoro del ristorante e può darsi sì, ignorava o ignoro ese ritmo di vita, perché era più facile andare avanti, era più facile e crescere economicamente che qui in Italia. Però non mi pento di stare qua, mi piace pure stare in Italia. Che cosa si augura per il Venezuela? Che cosa pensa che possa succedere per cambiare lo stato delle cose? Beh, sinceramente non sarebbe facile cambiare o che cosa potesse far cambiare le cose al Venezuela, non sono in grado di dirlo.
Pronti per l'ultima parte del nostro programma qui all'interno del mercato di Piazza Muzzi a Pescara, in compagnia della signora Stefania Moschella del ristorante Tomato, mentre arriva un'altra specialità della casa che poi la stessa signora ci spiegherà i contenuti. Qua è già aria di Natale, si respira aria di Natale, alle nostre spalle c'è un fantastico albero di Natale che già riscalda l'atmosfera, già siamo pronti per questo magico periodo. Ecco, mentre arriva anche per lei questa prelibatezza, di cosa si tratta, signora allora, Stefania? Questa è la repa. La repa, essendo uno della cucina, ecco, che la repa più grande, perché è quella la più repa, piccola, esatto, questa è la repa grande, è la più conosciuta, e si chiamano la reina con il ripieno di reina pepiada. La reina pepiada è fatto con un'insalata di pollo e avocado, è un sapore molto delicato e veramente molto molto buono. Prevalentemente cucina a base di carne, sì, rispetto al pesce, che offre anche delle varianti. Però comunque sì, noi facciamo una cucina delle specialità latinoamericana abbinata con la mediterranea, è lì dove facciamo entrare il salmone e i gamberi. Facciamo pure la repa dei gamberi, tostata di salmone, tacos, il tacos che piace tantissimo, tanto dei gamberi, di carne e di maiale. Rispetto alla cucina italiana, ritiene in generale che sia una cucina più pesante, più sostanziosa la cucina venezuelana? Allora, come la definisce? Allora, molto credono che la cucina venezuelana può essere un po' piccante o un po' pesante. No, la cucina dipende da chi lo prepara. Può essere molto delicata, come può essere molto speziata. La nostra no, la nostra è una cucina molto tranquilla, con i sapori molto equilibrati, che ci permette di mangiare tranquillamente. Per quelle persone che non piace il piccante, tranquillamente lo possono mangiare. Anche non è qui, pesante. Anche qui c'è spazio a sufficienza per organizzare eventi, feste, no, riunioni, come quelle che lei ha sempre curato, ha sempre organizzato, signora Stefania. Magari, mi piacerebbe veramente organizzare pure delle cose qui dentro, perché penso che è una struttura molto grande, bella. Storica. Storica. E poi coperta al centro di Pescara, sì, è un privilegio che non di tutti. E sarebbe una cosa molto molto carina se si possono organizzare degli eventi qua dentro. Se ne parla da sempre, ed essere qui all'interno del mercato di Piazza Muzzi e non parlare della movida che va sempre sul giornale, le televisioni ne parlano, ci sono anche tante polemiche in atto. Ecco, signora, lei come vive questa quotidianità? Intanto c'è ogni sera tantissima gente. Chi non viene alla a farsi almeno una passeggiata tra la movida pescarese? Però fondamentalmente, lo diciamo senza mezzi termini, sono tutti bravi ragazzi. Come no, veramente io è stata una scoperta da quando sono arrivata da questa zona, perché io stavo prima da un'altra parte. Quando sono arrivata da questa zona, sorprendente, molto bella, molta gente, molta allegria, è una cosa molto molto ricorda carino. Molto il Venezuela, sì, allora, per quello no, che diceva prima. come no, era molto carino, sì, come no. E poi voi siete davvero tanti professionisti, tante persone che andate d'accordo, come in pratica no, avete formato una grande famiglia. E questo è come una comunità, un condominio, dove tutti di noi mettiamo una parte per renderlo importante e carino questo posto. A chi si chiede ancora cosa c'ha di speciale questa zona? Perché vengono tutti qua in Piazza Muzzi, proprio perché si ritrovano bene, ci sono tanti esercizi che vanno per la maggiore, non solo esercizi di ristorazione, ma qui si trova praticamente di tutto. Sì. Una piccola città nella città. Nella città, e al centro di Pescara è facilmente raggiungibile, ci sono i parcheggi, sta la stazione, è molto facile da arrivare e tanti locali che offrono ognuno qualcosa di diverso. Ecco, ci troviamo proprio in dirittura d'arrivo. Voi avete avuto
tante difficoltà, come d'altronde anche altri operatori economici, per la pandemia, per il Covid. Adesso che sta tornando tutto alla normalità, vi state togliendo delle belle soddisfazioni, perché ringraziando Dio state lavorando molto bene. Sì, 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 veramente non ci possiamo lamentare, grazie a Dio stanno andando le cose bene. Sì, sì. State preparando qualcosa di particolare per il periodo natalizio, qualche sorpresa? Beh, ancora, qualche piccola ancora, anticipazione? Ancora niente di concreto, però sì, ci stiamo organizzando per fare qualcosa di carino qua dentro, perché l'importante è farlo conoscere, far capire al popolo pescarese che qua dentro c'è veramente una struttura molto molto carina. Del Venezuela, dei prodotti del Venezuela, dei piatti, del cibo venezuelano se ne è parlato a meraviglia. Ma come secondo no? Lei gli italiani ormai sanno tutto di quello che accade, di quello che si mangia in Venezuela, o qualche particolare? Allora, magari ci sta un piatto particolare, il piatto natalizio, che adesso sta per arrivare e che è molto molto importante per tutti i venezuelani in tutto il mondo. È il piatto natalizio composto della ajaca, insalata di gallina, si dice, il pan di jamon e il maiale arrosto. È un piatto veramente squisito, che ha un abbinamento di sapore ricchissimo e vale la pena assaggiarlo. Piatto natalizio che è arrivato in due versioni diverse, leggermente allora, diverse. Questo non è il piatto natalizio, questo è il piatto principale della cucina venezuelana, che è composto, come l'ho detto prima, i fagioli neri, le arepa, la carne di manzo sfilacciata, il platano fritto, l'arroz, l'avocado e un po' di formaggio bianco. Questo è un piatto molto molto tradizionale che non manca mai nella cucina venezuelana. Un piatto unico, un piatto unico dove presenta tutte, sì. Anche perché una persona può mangiare questo piatto e poi basta andare a lavorare. Tranquillamente, perché c'è tutto alla volta. Certo. E poi da quest'altra parte invece? Questo è il piatto natalizio proprio. Eccolo. Che per Natale è una festa per noi. Si riuniamo tutta la famiglia per preparare la giacca, che è la molto, giacca è che è molto lavorata, in due giorni si deve fare, un giorno si fa quello il ripieno e il giorno dopo si fa il resto. E ogni volta che la famiglia venezuelana si riune per preparare questa pietanza, la festa è festa. Bevono, sorridono, cantano, ballano, è una cosa molto carina. E poi è composto di la giacca, l'arrosto di maiale, arrosto di maiale, il pane di prosciutto, che è un pane molto tradizionale che si vende intero. Sì, e poi si taglia ovviamente. Esatto, e l'insalata di gallina. È un piatto, come si può vedere, un piatto unico anche e molto completo. Un piatto che si potrà gustare anche nel periodo natalizio qui al ristorante come Tomato. Come no, non può mancare. Volevo ringraziare tutto lo staff del ristorante Tomato che vi aspetta tutti i giorni, tutte le sere, qui all'interno del mercato di Piazza Muzzi, ringraziare la signora Stefania Moschella e tutti coloro che ci avete scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti! Hai per caso la passione per i fornelli? Iscriviti gratuitamente al campionato della cucina per casalinghe. Chiama ora il 337 91 71 11 o visita il sito campionatoitalianodellacucina.com. Ti divertirai cucinando!